ragazze, eccomi qui come promesso, vi faccio il video del di qualcosa comprato da OVS. Allora, scontrino alla mano, vi dico tutto. Oggi ho fatto la tessera, perché dico sempre, ho la tessera Prenatal, a OVS non ci vado mai, cosa la faccio a fare? Oggi l'ho fatta perché effettivamente mi ritrovo a comprare spesso lì. Trovo delle cose carine, ci sono delle cose che proprio no, anche no, però ce ne sono altre che sono veramente carine, si trova qualche pezzo ogni tanto, se uno mentre passa e va a fare la spesa si butta dentro e dà un'occhiata, qualche capo qua e là nelle varie stagioni si trovano. E poi hanno anche l'intimo carino e anche i pigiami, quindi ho approfittato. Ho fatto una spesa, ho speso 73,93 euro. Poi mi hanno dato questi due scontrini con cui, vediamo, dice di utilizzare questo codice per il tuo shopping su vs.it, quindi è un codice che vi dà la possibilità, se compri online, di avere 10 euro di sconto da utilizzare entro la fine anno sul tuo primo acquisto di almeno 40 euro. Quindi se io compro su OVS online, mi danno 10 euro di sconto se ne spendo 40, quindi vedremo che cosa ci potrà servire e se ci servirà qualcosa, se no pace. Poi mi hanno dato un altro buono che dice valido da oggi, credo per 2 mesi, se mi abbia detto la tipa, se ho capito bene, su una spesa minima di 40 euro, non cumulabile, ma di quant'è sto buono? A 5 euro? Vabbè, meglio di niente. 5 euro, valido da oggi su una spesa minima di 40, non cumulabile con altri buoni, sconti, promozioni, saldi, da utilizzare nei negozi aderenti presenti sul territorio nazionale con OVS Card. Mi ha mandato una mail, mi ha detto, della card. Quindi direi che... Ah, vale il primo... Sì, vedi, scade il primo dicembre. Quindi 2 mesi praticamente. E vediamo se mi ha messo i punti. Sì, infatti, così mi ha messo i punti già da stavolta. 73 punti, poi mi ha spiegato con i punti che cosa mi spetta, ma non me lo ricordo più, se devo essere sincera, quindi andrò poi a vedere se quando mi carico un po', tanto scadono a giugno, se ho capito bene, quindi faccio in tempo a accumularli tranquillamente, e scadendo giugno poi magari le andrò a spendere, più avanti, vediamo che cosa, a cosa dà diritto più avanti. Allora, partiamo con lo scontrino. Con 7,99 euro ho comprato dei pantaloni blu, questi. Allora, sono dei leggings normalissimi, ma sono di garzati, sono un po' più grossi, con un elastico abbastanza morbido. Questi li ho presi da mettere all'asilo. Io cerco sempre, ve lo consiglio ragazze, dei pantaloni che hanno l'elastico qua in vita, che viene molto molto morbido, non troppo rigido, perché a materna fanno la pipì da soli, vanno in bagno da soli e quindi c'è la possibilità, cioè che il bambino faccia fatica a tirarli su e giù, se questo è troppo duro, magari se la fa pure addosso la pipì, e quindi ho preso questi. Io li prendo sempre un po' più grandi di come veste lei. Lei, allora, con le scarpe vicino al metro, è un metro, ma in realtà è pieno, sarà 96-97. Comunque ho preso questi che vestono, è un 4-5 anni e veste 110 cm. Perché quelli più piccoli erano troppo stretti di vita. Comunque io con la lavatrice e l'asciugatrice questi, cioè, le van bene dopo. Quindi mi sono buttata su questa marca qua. Marca Italia qui. 7,99, puro cotone. C'è la certificazione che acquistando capi in cotone OVS contribuisci a una coltivazione più responsabile del cotone supportando la Better Cotton Initiative. Quindi bene anche da questo punto di vista. Poi, scusate il rumore, ma ho il telefono con la suoneria alta perché stiamo ancora facendo l'inserimento, quindi non posso abbassarla, nessuna notifica. Poi ho preso 2 pacchettini di Zip perché quelli che stiamo usando adesso, che sono sempre biodiversi di Prenatal, sono un 3 anni, li sono piccoli, più che piccoli li sono bassi, troppo bassi di vita, perché è abbastanza alta rispetto alla sua età. Quindi ho dato una guardata alle varie taglie e alla fine gli ho preso un 5-6, anche se lei è un 3 anni, perché adesso ve le faccio vedere, così magari questo video non diventa solo un video di spacchettamento, ma può diventare anche un videino
un po' più utile. Poi, tra le altre cose, a proposito di utile, questi sacchettini che hanno l'apertura apri-chiudi qua e si possono appendere, sono molto pratici anche una volta che avete tirato via le etichette, magari che non vi piacciono, anche questa diventa, è carino anche se ci dovete riporre dentro delle cose un po' particolari, non so, delle collanine, delle cose che volete appendere nella sua cameretta dentro l'armadio. Magari c'è una cinturina che sta bene solo con quel pantalone, la mettete qui, l'agganciate all'appendino dei pantaloni. Insomma, io queste le tengo perché secondo me possono avere la loro utilità. Anche se ci dovete mettere delle collane voi da mettere nel vostro port beauty da appendere, tipo quello che vendevano da Lidl, non so se ve lo ricordate. Fa un po' fatica a venire via questa, comunque posso dire, vabbè, dai, tanto se devono stare dentro un armadio, possono stare anche con questo qua. Io qualcuno la tengo perché mi può essere utile. Poi vi faccio vedere queste che sono più chiare, si vede bene. Vedete, sono grandi, sì, però una volta che sono state in lavatrice, sono state in asciugatrice, così esagerate non mi sembrano proprio. E comunque anche questo è del stesso discorso, va in bagno da sola, non gli si può mettere delle mutande troppo piccole, anche perché lei non se le tira su molto bene dietro, ma male davanti. Ve l'ho già spiegato, speriamo che capisca. E quindi tutte queste etichette dopo io le vado sempre a togliere perché a me non piace assolutamente tutto questo etichettamento lungo, soprattutto questo che le dà fastidio. Quindi adesso le lavo, poi vediamo se poi sono così esagerate. Farò come ho fatto con quelle del Lidl, che il 2-4 anni è perfetto per lei, non è tanto più piccolo di questo. E quindi le ho tenute da una parte, non vanno, non sono stati sprecati perché comunque si possono riutilizzare. Quando cresce, quindi tanto le ho prese 8,99, ci sono 5 paia, queste qui bianche con i disegnini rossi, poi un paio fucsia con la scritta mini, sono tutte in tema mini, un paio grigie perché noi abbiamo, non ci dispiacciono neanche grigie, tanto adesso è difficile che di solito quelle bianche le uso più d'estate, le compro più d'estate perché magari hai leggings bianchi, non mi piace che sotto si veda la mutanda colorata. Anche se sinceramente sotto il bianco, se mettete una cosa scura si nota di meno che un bianco, ma non sempre. Sotto i collan si vede molto lo scuro, quindi magari tengo delle mutandine bianche dedicate quando la gonnellina o un pantalone bianco e quelle più scure quando mette cose più scure, insomma. Quindi questa è una topolina davanti, questa è una topolina davanti, quindi due uguali grigie. Queste, ah, due paia così, due paia grigie uguali, due paia così e un paio fucsia. Via, che le laviamo. Queste altre sono di mini, stessa taglia, così almeno ne abbiamo 10 perché qua le ho dovute mettere via tutte, quelle altre erano troppo piccole. Stesso prezzo anche queste, 8,99. Qui ce n'è un paio bianche con mini, qui ce n'è un paio fucsia con mini, le avevo prese anche queste qui, un paio sempre bianche con mini, un altro paio sempre con mini, come vi ho fatto vedere prima. Queste sono quasi tutte bianche, vedete? Ah, c'è solo questa che è fucsia. Via, dobbiamo lavare tutto in questi giorni. Poi cosa mi ha messo qua? C'è di mezzo il mare, è il momento di iniziare a fare perché c'è di mezzo il mare, i pesci, le tartarughe e molto altro. OVS. Con i bambini per ridurre il nostro impatto sulla natura. WWF. Kids Creative Lab, settima edizione. Poi magari ve ne parlo. Non c'è la data. Per ulteriori informazioni visita kidscreativelab.ovs.it, rivolgete ai negozi OVS, chiama il numero verde 800 17 25 34 se vi interessa. Se sarà qualche iniziativa, poi lo tengo qua perché mi interessa, lo voglio guardare. Poi ho preso una t-shirt, sì, posso anche una cosa per me, questa t-shirt perché ho in casa dall'anno scorso, spero che gli vadano ancora bene, un paio di leggings di pelle neri felpati da usare d'inverno,
E ho voluto prendere questa magliettina che secondo me, avendo gli inserti anche qui tipo pelle, è molto carina. È bianca e grigia, leopardata in grigio, maculata in grigio, no? Con topolina, vedete, con gli inserti in pelle neri e dell'altra pelle grigia. Penso che quella neri di pelle sia bellissima, poi sopra metto un coprispalle nero. Fatemi sapere se vi piacciono le cosine che compro per Angelica. Ah, vi volevo ricordare a proposito. Tipo, facciamo un esempio, io questa la prendo, la uso tutto inverno, rimane perfetta, perché questa va lavata a mano, e non va all'asciugatrice, penso. Rimane perfetta, la volete, mi scrivete in privato sulla mia mail, annalisa.mazzoni.1976@, scritto il numero, naturalmente, annalisa.mazzoni.1976@gmail.com. Quindi, se vi interessa qualcosa di quello che state vedendo o qualcosa che avete visto, vi andate a vedere se vi interessa comprare qualcosa per le vostre bimbe. Andate a vedere i video vecchi di pre-Natal o quello che è. E se quello che vi piace me lo dite, io se ce l'ho ancora ed è in perfette condizioni ve lo mando. Ci mettiamo d'accordo, prezzo stracciato. Forse spendete più di spedizione che di resto. Anche se io ci sono molto attenta all'imballo e quindi già delle altre cose ho dato via. Ragazze, qui era tutto perfetto e quindi se vi interessa qualcosa bastate che mi scrivete in privato, mi scrivete un commentino qua sotto e dopo io vi giro la mia mail, insomma, quella o un'altra, adesso vediamo. Va bene, poi ho preso, vado in ordine uno scontrino per me, degli orecchini, questi costavano solo 3,99, quindi li ho presi tutti e tre. Non so come farveli vedere perché sparaflashano parecchio. Sono delle perle. Queste sono grandi come quelle che porto di solito. Queste più piccole e queste più piccoline ancora. Per 3,99 secondo me sono carine, si possono usare, si possono prendere. Mettiamole qua. Poi ultime due cose, ho preso due pigiami. Allora, uno, tanto per stare in tema di Minnie, ho preso questo che mi è piaciuto tanto perché davanti, vedete, è tanto c'ha le paillette di quelle che vengono. Vedete che si possono tirare su e giù, che lei ci gioca, le piacciono. L'unica rottura di questo tipo di paillette è il fatto che secondo me queste bisogna lavarle a mano. Cioè, io le ho lavate in lavatrice, vi dico la verità, non è successo niente, però non le ho fatto fare 1400 giri, ne ho fatte fare di meno. Poi non le ho messe in asciugatrice. E quindi se qualcuno di voi mette questo tipo di decorazione di quelle che si tira su e giù, vedete, in asciugatrice, ditemelo che poi lo faccio anch'io, magari a rovescio. Io non mi sono ancora azzardata. Qui ho preso un 3-4 anni perché mi hanno detto che dopo il 3-4 si passa al 5-6. 5-6 era veramente enorme, soprattutto il pantalone. Comunque carino, bianco, mi è piaciuto molto perché è bello largo. E dietro vedete alla balza e i pantaloni sono, aspettate, non ho neanche guardato in negozio, mi sono fidata delle misure che sì, vanno benissimo. Poi ho finalmente un fascione un po' larghino, guardate che carini, grigi con titti che richiamano le mutandine. Poi sono anche belli larghi di coscia, così sta più comoda, direi che va bene, la posso lavare. E sopra anche bello larghino, nonostante faccio 104, che lei porta già un 104, ma è un modello carino perché è più corto davanti e lungo dietro, un po' svasato, quindi secondo me sì. Poi i pigiami, almeno questi qui con i supereroi, sono, a mio parere, vestono molto. Cioè no, scusate, vestono molto. Cioè, e per essere un 3,4, 98, 104 lo trovo grande. Ecco, così ci capiamo sul vestire tanto, vestire poco. Vestono secondo me di più dell'età che mettono nell'etichetta. Poi, oh che bello, mi ha lasciato anche l'appendino che questo mi serviva proprio. Via, ultima cosa, altro pigiamino perché tutti quelli che avevamo, tra cui mi dispiace anche quello di Frozen, ne avevo uno di Frozen, quei pantaloni rosa che si illuminavano al buio, mi sembra. Quello mi sono ancora bene, mi dispiace buttarlo. Uno di Original Manis che lo butto c'ha due buchi, cioè ce li ha fatti, non so cosa ci ha fatto, cioè mi sono svegliata, c'ha due buchi, poi lì è piccolo. E poi un altro nuovo, ma è più invernale, e questi sono un po', sì, è un cotone abbastanza caldo, ma di pigiamini col fatto che ogni tanto capita ancora che si fa la pipì addosso, preferisco,
prenderne di più, cioè almeno averne tre, perché cioè, se devo fare la lavatrice per un pigiama perché non ce l'ha, tanto vale che ne spendo. Questi qui costano un po', ragazze, non sono quelli che trovi nei cesti a 7-8 euro. Non vi ho detto il prezzo dell'altro, costa come questo, 16,99, però guardate com'è bello, anche qua c'è le paillettes. Sì, guardate, aspettate. Tirandole in su diventano rosa antico, tirandole in giù diventano rosse. Ma quanto carino è! Guardate, scusate la voce ragazza, ma dovrò andarmi a far vedere, cioè io non ho la voce. La mattina ho la voce devastata, proverò a fare un po' di fumetti con la camomilla, vediamo. Vabbè, stesso discorso per questo. Questo va giù dritto, però mi sembra bello grandino. E sotto c'è il pantalone rosa, adesso ve lo faccio vedere, che richiama il rosa qui del cuore. Ecco, questo mi sembra molto più grande, vedete? Cioè, qua erano 3 anni, 3-4 anni, non potevo prendere il 5-6 veste da matti. Poi era polsino, comunque sotto questo. E è tutto rosa, poi solo in una gamba c'ha Hello Kitty. Ho detto, sì, Hello Kitty. Con la scritta qua, Hello Kitty. L'unica cosa un po' che scoccia è che il pantalone è un colore diverso rispetto alla maglia, quindi questo lavo con i bianchi, quello lavo con i rosa. Comunque, vabbè, tanto da lavarcene sempre. Carino, eh? Questo secondo me è un po' più strettino, però insomma sempre più grande di quello che ha adesso. Finito ragazzi, poi oggi c'è il sole, approfitto magari li stendo fuori. E poi mi ha messo la card, costo 5 euro, poi me l'ha stornata perché è gratuita. Quindi ho già 73 punti. Vi volevo ricordare che dal 16 settembre al 20 ottobre c'è lo sconto di 30% su tutto il make-up ad esclusione di Essence. Io non ho guardato perché non mi serviva niente. Non voglio cadere in tentazione. Niente, ragazzi, è diventato lungo questo video tra le chiacchiere e i consigli. Vabbè. E niente, vi mando un bacio. Solita raccomandazione, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i futuri video. Lasciate un commento sempre e un like se il video vi è piaciuto. Condividetelo se mi volete aiutare a crescere. Un bacione, alla prossima, ciao a tutte!